Permettetemi di iniziare con un ringraziamento a tutti i rappresentanti e i familiari delle vittime di mafia che abbiamo ascoltato nella conferenza che ha preceduto questa conferenza. Un grande contributo, una grande testimonianza e soprattutto permettetemi un grande gesto anche di solidarietà nei confronti di persone che seguono qui a fianco a me, che sono state messe sotto un fuoco di fila della delegittimazione politica e delle accuse e aggressioni verbali pesantissime per escluderle materialmente da quello che è il loro compito istituzionale, per impedire loro di poter esercitare oggi le prerogative costituzionali che vengono riconosciute a ciascun parlamentare. E questo è il punto assolutamente centrale di questa nostra conferenza stampa. E permettetemi anche di ringraziare la presenza e l'intervento in questa conferenza stampa, che parleranno dopo di me, di colleghi delle forze di opposizione del PD, Walter Verini, il senatore Walter Verini qui presente, la deputata Elisabetta Piccolotti di AVS, che è impossibilitata perché è in altro luogo oggi, ma si collegherà, cercherà di collegarsi con noi, e del deputato Antonio D'Alessio, capogruppo Azione in Commissione Giustizia della Camera, quindi di Azione. Sono qui, evidentemente anche loro li ascolteremo, per offrire la loro testimonianza e per esprimere un gesto di forte solidarietà per contrastare quello che sta accadendo. Credo che ormai sia chiaro a tutti, è chiaro a tutti. Noi, la nostra posizione è quella di dover ricercare, dovere obbligatoriamente, doverosamente ricercare tutta la verità e la piena giustizia per quanto riguarda le stragi antimafia, le stragi della mafia. Attenzione, noi riteniamo che si debba, è stato detto, battere ogni pista. Non stiamo dicendo che non si può approfondire nessun specifico filone di inchiesta. Quello che però non siamo disponibili a fare come Movimento 5 Stelle è assistere, dopo 2 anni di lavori della commissione d'inchiesta, ha una tecnica ben precisa, che con la scusa, ci è stato detto, addirittura di non istituire come nelle commissioni precedenti specifici comitati, ma con la scusa di dover procedere sempre in sede plenaria, di fatto si opera la separazione, la frammentazione e l'isolamento, e di fatto ci si preclude la possibilità di ricostruire quello che Roberto Scarpinato e Federico Cafiero De Raho hanno detto il cuore, il sigillo del potere che si c'era dietro le stragi, cioè risalire dagli esecutori materiali ai livelli superiori dove ci sono mandanti occulti, complici, sodali eccellenti. E vedete, qui non stiamo parlando di un teorema, attenzione, perché sono molteplici, sono stati detti da loro i dettagli che ci dicono, e anche le verità giudiziarie e processuali già accertate, che ci dicono che c'è questo secondo livello, c'è questo livello a cui bisogna assolutamente risalire, c'è un filo unitario, perché la tesi, quella che è stata definita spontaneista, per cui Totò Riina si sia convinto da soli, corleonesi, che occorreva dare un segnale, alimentare la strage dell'attenzione attaccando i monumenti, i beni culturali a Roma, Firenze e Milano, una tesi assolutamente ridicola e smentita da tante ricostruzioni giudiziarie già emerse e già acquisite. Però occorre la volontà politica, occorre la volontà politica in commissione di poter ricostruire e mettere insieme questi fili. E questi fili però non ci viene consentito di farlo, anzi ci viene impedito di farlo, con la conseguenza che oggi siamo al bullismo istituzionale rispetto ai campioni, nei confronti dei campioni dell'antimafia.
Oggi siamo al bavaglio ai campioni dell'antimafia, come Scarpinato, come De Rao, e avete sentito anche Giuseppe Antoci, che ha sfidato frontalmente anche lui la mafia dei Pascoli. Parliamo di persone che per decenni hanno condotto indagini, Roberto Scarpinato, tra le più importanti in Sicilia contro la mafia. Parliamo di Federico Cafiero De Rao, che ha portato alla sbarra i Casalesi, l'Andrangheta, e poi ha ricoperto anche un ruolo delicato, ha continuato a svolgere questo ruolo come procuratore nazionale antimafia. Ed è stato anche ricordato, vedete, sono tecniche già collaudate, già in passato pezzi dello Stato e di opinione pubblica usavano infangare i campioni dell'antimafia, Falcone e Borsellino, per screditarli e fermarli. Noi non possiamo permettere che questi metodi si ripetano al giorno d'oggi, non lo permetteremo. E attenzione, io mi chiedo e faccio appello, dove sono i garantisti? I garantisti che noi abbiamo sempre sentito intervenire con grande rumore, oggi che Federico Cafiero De Rao viene messo sotto accusa per il comportamento infedele di un funzionario della Procura Nazionale Antimafia. Oggi dove sono i garantisti per le accuse e i tentativi di estromettere dalla Commissione Antimafia Roberto Scarpinato, al quale sono state, pensate, recuperate in qualche modo una trentina di dialoghi, intercettati una trentina di dialoghi con un amico di vecchia data. Pensate qual è questo amico, il magistrato Natoli, con cui lui ha una consuetudine di antimafia e di rapporti personali ultra trentennale. E loro dovrebbero vergognarsi e dovrebbero dimettersi e rimanere esclusi per questa nuova iniziativa che è stata assunta e rivendicata direttamente dalla Presidente Colosimo, che ha annunciato che le forze di maggioranza porteranno avanti una norma sul conflitto di interessi per neutralizzare, e quindi a colpi di maggioranza, pensate, la dittatura della maggioranza, parlamentari dell'opposizione che vengono giudicati nell'ambito della Commissione Antimafia scomodi, che danno fastidio. Scusate, è stato detto dai familiari, abbiamo sentito qui anche il dottor Salvatore Borsellino tra gli altri, ma scusate, allora il conflitto di interessi ma non riguarda innanzitutto la Presidente Colosimo? Chi ci ascolta ha visto la prova fotografica, come la vogliamo chiamare, di un rapporto molto amicale, addirittura quasi di un'affettuosa confidenza, una prova fotografica tra lei e Ciavardini? Ma Ciavardini è stato condannato con sentenze a 10 anni per aver ucciso il sostituto procuratore Mario Amato, abbiamo sentito il figlio oggi, che ci ha ricordato quel che è successo nel giugno 1980. Ciavardini è stato condannato a 13 anni per l'omicidio dell'appuntato Francesco Evangelista. Ciavardini è stato condannato a 30 anni come esecutore materiale della strage di Bologna. E loro si devono scusare di cosa? E aggiungiamo, ci rendiamo conto, e lo dico sempre ai garantisti, che oggi abbiamo letto dalla Verità, un giornale ovviamente legato alle forze di centrodestra, abbiamo avuto qualche anticipazione di queste intercettazioni, di questi dialoghi tra Roberto Scarpinato e col collega amico Natoli, l'abbiamo letto lì, e in questo momento grazie al Presidente Colosimo tutti i parlamentari della Commissione Antimafia possono leggere i contenuti di queste conversazioni. L'unico che non le può leggere, sapete chi è? Roberto Scarpinato, il diretto interessato, che a tutt'oggi, per un provvedimento della Colosimo, al quale è stato interdetto di poter accedere alle conversazioni che lo riguardano. Signori, non è mai successo una cosa del genere.
Non è mai successo che una procura abbia potuto, senza richiedere alla giunta delle autorizzazioni, appunto alla giunta parlamentare competente, l'autorizzazione, perché si tratta di una trentina di conversazioni, attenzione, quindi non sono occasionali, non c'è stata nessuna richiesta di autorizzazione alla competente giunta. E oggi il paradosso è che Roberto Scarpinato, che non ha nulla da nascondere, anzi, conoscendolo, fosse per lui, se fosse in possesso, le pubblicherebbe lui perché finisca la delegittimazione politica nei suoi confronti, è l'unico per un provvedimento della Presidente Colosimo che non può accedere alle conversazioni di sua pertinenza. Attenzione, la Presidente Colosimo ha assunto questo comportamento abusivo senza nessuna previsione di legge e di regolamento. È la goccia che fa traboccare il caso, il vaso oltre ovviamente all'iniziativa legislativa di voler introdurre un'espulsione di Scarpinato e De Rao per conflitto di interessi. Ecco allora che concludo. Noi non siamo assolutamente disponibili ad assistere a questo dossieraggio istituzionale, a consentire questa denigrazione e delegittimazione politica. Il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta rispetto al passato. In passato noi stiamo attraversando una nuova stagione, vedete? In passato ci affidavamo per le candidature solo alle autocandidature che votavamo sul web, ricordate? Quella stagione non la ripudiamo assolutamente, però abbiamo ritenuto che per combattere battaglie politiche molto puntuali e molto efficaci ed incisive bisogna anche acquisire e dotarsi delle necessarie capacità e competenze. Allora la presenza di Scarpinato, De Rao e Antoci nasconde un disegno ben preciso, quello appunto di acquisire nelle battaglie politiche anche la competenza di professionalità eccelse, di testimoni di virtù civiche indiscutibili e di grande rigore etico. Loro sono il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è con loro e con tutte le forze sane della società, le abbiamo ascoltate nella conferenza precedente, che si batteranno con noi. Ci rivolgeremo ai Presidenti delle Camere perché questo scempio istituzionale non vada avanti e se necessario andremo anche dal Presidente della Repubblica perché è il garante ultimo delle istituzioni. Abbiamo sempre gran fiducia che nella forza dei suoi valori, della sua storia, e riteniamo che ci sia necessità di ricorrere a tutti i mezzi per fermare questa pericolosa deriva. Il conflitto di interessi non è qui. Leggiamo la cronaca di queste ore e in un sottosegretario alla salute che sta dicendo e sta facendo pubblicità, si è scoperto adesso socio proprietario di una clinica privata e sta dicendo che da lui, presso la sua clinica, le file non ci sono, a differenza che nella sanità pubblica. Ecco, quello è un conflitto di interessi tra i tanti che queste forze di maggioranza ci portano.